Benvenuti ad Agrinetti, il futuro in campo. Oggi parliamo di un alimento dalla storia antica, le cui origini sono probabilmente da ricercare alle pendici dell'Himalaya. Si tratta di un cereale che nel corso della storia ha rappresentato un alto valore nutritivo e produttivo per popolazioni diverse, anche in periodi di guerre e carestie. Parliamo del riso e lo facciamo dalla sua zona d'elezione, la pianura padana. Siamo a Pavia e vi vogliamo raccontare quali sono le sfide che oggi questa coltura rappresenta in termini di sostenibilità. La prima è sicuramente il risparmio idrico dovuto ai crescenti fenomeni di siccità e la seconda sfida è quella del ridotto utilizzo di prodotti chimici per la difesa delle piante. Ma per fortuna la ricerca scientifica sta facendo grandi passi avanti in tal senso e allora facciamo subito il punto della situazione con l'Università di Torino che porta avanti dei progetti sperimentali insieme alle aziende del territorio. L'Università di Torino da diversi anni porta avanti progetti di ricerca sul riso che riguardano diversi aspetti di questa coltura, che possono andare dalla concimazione al controllo delle infestanti e alla gestione dell'acqua. Il riso tradizionalmente si coltiva seminandolo in un campo che è già allagato. È una delle poche specie che coltiviamo che è in grado di germinare e nascere in acqua. Dopo la semina l'acqua viene mantenuta praticamente per quasi tutta la durata del ciclo della coltivazione. Questa è la tecnica, diciamo, tradizionale, che però ha uno svantaggio che è quello di effettivamente richiedere un elevato consumo di acqua, quindi più che un consumo diremo un utilizzo di acqua. E quindi negli ultimi decenni si è gradualmente diffusa anche un'altra tecnica che è quella che vediamo qui, che consiste nel seminare il riso nel terreno asciutto, aspettare che il riso raggiunga lo stadio che vediamo, quindi grosso modo quando è alto una dozzina di centimetri, e allora da lì in avanti poi si mette l'acqua. Perché il riso ha bisogno di così tanta acqua? In realtà il riso non ha bisogno di più acqua di altre colture come ad esempio il frumento. Il problema è che il riso è una pianta che risente particolarmente delle escursioni termiche. Allora l'acqua che forma uno strato al di sopra della base della coltura serve proprio come volano termico, ecco, ad impedire che ci siano delle eccessive fluttuazioni di temperatura. Uno dei più grossi problemi della coltivazione del riso, ma di praticamente tutte le colture, è la presenza di flora spontanea che cresce insieme alla coltura. Flora spontanea che noi chiamiamo complessivamente infestanti. Perché ci danno fastidio? Perché effettivamente sono in competizione con le piante coltivate per le sostanze nutrienti che si trovano nel suolo, possono competere ad esempio anche per la luce, insomma per tutta una serie di ragioni queste piante sono indesiderate. Francesca, qui siamo in una parcella testimone che si utilizza sempre quando abbiamo delle prove sperimentali e questa parcella non subisce alcun trattamento né meccanico né erbicida e serve proprio per vedere quali sarebbero le infestanti che si svilupperebbero in assenza di trattamenti. E qui possiamo vedere alcune delle infestanti principali del riso coltivato in asciutta. Abbiamo per esempio la portulaca. Poi abbiamo il giovone, che è una delle infestanti più problematiche della risaia, sia della risaia in asciutta che della risaia coltivata in sommersione. Altri infestanti abbiamo ancora la persicaria, oppure il Cyprus esculentus, che è una delle infestanti che, diciamo, sta diventando più problematica nel riso in asciutta, ma anche in altre colture come il mais. Negli ultimi decenni la tecnica prevalente di gestione di queste piante infestanti è basata sul ricorso a erbicidi, quindi a sostanze chimiche di sintesi che hanno consentito effettivamente di mantenere un elevato livello produttivo, ma che presentano una serie di inconvenienti. Tra questi un impatto sull'ambiente che comunque ci può essere, anche se sono tutte molecole che sono
molto studiate prima di essere immesse sul mercato ed essere impiegate, ma comunque un certo impatto c'è. Un altro problema legato all'uso degli erbicidi è che nel tempo alcune specie di piante infestanti hanno selezionato delle popolazioni che sono diventate resistenti a questi erbicidi. Quindi a fronte di questa serie di criticità si stanno studiando già da diversi anni delle strategie alternative o complementari a quelle basate sul ricorso agli erbicidi, nelle quali le infestanti vengono contrastate con altri sistemi. Uno di questi è ad esempio l'utilizzo del cosiddetto diserbo meccanico. Non è niente altro che una lavorazione del terreno superficiale che ha lo scopo di estirpare le piante infestanti che crescono nella coltura. Per poter però applicare questa tecnica, il riso deve essere seminato non a spaglio, quindi non distribuito così, diciamo, a caso sulla superficie come accade nella coltivazione tradizionale, ma deve essere seminato a file, come vediamo in questo campo. Un'azienda agricola dove si stanno sperimentando delle lavorazioni meccaniche per il controllo della flora infestante nella risaia. Si tratta per esempio della sarchiatura, che consente così un ridotto utilizzo del diserbo chimico. Ci troviamo nell'azienda agricola in comune di Pavia, dove si coltivano, oltre al riso, mais, orzo e sorgo per una superficie totale di 170 ettari. Nel campo dove ci troviamo è in corso una sperimentazione dove vengono confrontate tecniche di controllo meccanico delle infestanti del riso. In questa azienda per 6 anni abbiamo sviluppato le tecniche della coltivazione biologica e abbiamo visto che il controllo meccanico delle infestanti era fondamentale, perché nell'agricoltura biologica si può fare solo esclusivamente quello. Adesso con nuovi macchinari si è visto un miglioramento nel controllo meccanico e utilizzando soprattutto la semina a file distanziate si stanno ottenendo dei risultati significativi utilizzando molto meno chimica. Ha deciso di abbandonare il metodo biologico per ritornare all'agricoltura più tradizionale. L'esperienza della coltivazione biologica è durata dal 2000 al 2006, dopodiché diciamo, gli enti, regione, eccetera, hanno sostanzialmente abbandonato l'integrazione al reddito per le aziende biologiche e quindi era già problematica economicamente la gestione della coltura biologica è diventata praticamente impossibile. Adesso negli ultimi anni c'è stato un ritorno in tutte le nazioni, soprattutto nella comunità europea, quindi una parte delle aziende agricole si stanno avvicinando al biologico. La dipendenza dalla chimica è proprio un limite dell'agricoltura moderna sviluppatasi nel dopoguerra. I passi avanti saranno appunto quando gli agricoltori si sentiranno più capaci di controllare i problemi delle colture senza dipendere solo dalla chimica. La semina su terreno asciutto come quella che vediamo qui consente poi appunto di più facilmente di utilizzare queste macchine per la lavorazione tra le file, quindi per l'estirpazione delle infestanti. Siccome si tratta di una lavorazione del terreno, la sfruttiamo anche per interrare i concimi che vengono distribuiti in superficie prima del passaggio di queste macchine. E questo interramento è vantaggiosissimo perché riduciamo molto le perdite soprattutto di azoto che possono verificarsi per volatilizzazione. Quindi una parte dell'azoto che andrebbe perso in atmosfera viene comunque mantenuto all'interno del terreno. E questo è un altro vantaggio importante dal punto di vista agronomico ma anche dal punto di vista ambientale, perché riduciamo la perdita di un elemento importante che può creare dei problemi quando va in atmosfera.
rumore in una tipica cascina del Pavese, un'azienda agricola di cui si ha notizia già dall'Ottocento. Oggi qui soprattutto si coltiva riso e si praticano alcune tecniche particolarmente attente alla sostenibilità, nella tutela dell'ambiente e della pianta stessa. Siamo alle porte di Pavia, in un'azienda risicola, e qui coltiviamo principalmente carnaroli. Negli ultimi anni abbiamo preferito fare soprattutto la semina in acqua, perché riteniamo che abbia, diciamo così, un impatto migliore sulla natura e su tante cose, anche perché ci permette di fare, attraverso il piano di sviluppo rurale, che è una, diciamo così, una misura della Comunità Europea, permette anche di fare dei canali dove, quando ci sono nella fase di asciutta del riso, perché durante la fase di crescita c'è anche un periodo di asciutta, evitiamo che ci sia il completo asciugamento della risaia. In questa maniera eventuali animaletti che hanno la possibilità di vivere nella risaia, come ad esempio i girini, si vanno a rifugiare in questo canaletto dove lì rimane sempre acqua. Sono ormai diverse generazioni che coltiviamo riso, siamo qui dagli anni 60, quando c'erano ancora le mondine. Adesso purtroppo non ci sono più le mondine e per la pulizia, diciamo così, delle risaie ci adoperiamo di pochi agrofarmaci che adesso, diciamo così, ci permettono di combattere le malerbe. Noi coltiviamo in modo particolare il riso Carnaroli e soprattutto coltiviamo il Carnaroli classico, perché negli ultimi anni sono stati costituiti risi similari, ma come il Carnaroli, che è ricco di amilosio, che è quella componente che gli permette di mantenere la cottura ed è amato molto dai cuochi italiani, ci teniamo, nonostante sia molto difficile da coltivare, continuare con questa tradizione. Vedi Francesca, questo è il famoso Carnaroli di cui ti parlavo. Adesso qua è ancora allo stato rustico, diciamo così. Attraverso queste macchine viene pulito dalle impurità e dopo va proprio nella pilatrice, che è quell'azione dove tira via la parte esterna, che è la lolla, e quindi per poi diventare raffinato, bianco, e quindi diventa commestibile. Quali sono le difficoltà nella coltivazione della varietà Carnaroli, che è così tipica di questa zona? La storia del Carnaroli è molto curiosa, nel senso che è stato coltivato appunto nelle zone evocate come questa fino agli anni 50-60. Poi è stato un po' abbandonato e per fortuna l'Enterisi aveva conservato alcune sementi. Poi, visto che l'interessamento da parte dei cuochi per questo tipo di riso, è stato riseminato. Però è un riso molto difficile proprio perché ha una genealogia probabilmente un po' vecchia, un po' stanca, ma poi proprio perché, essendo un incrocio con due risi, il vialone e il lencino, sono due tipi di riso molto antichi e avevano due caratteristiche: quella di diventare molto alti come taglia, e questo purtroppo è una cosa negativa, perché il riso sappiamo che matura in autunno e con le nebbie dell'autunno, con la rugiada, si appesantiva e c'è la possibilità che si alletta, e questo, se capitava un autunno molte piogge, si poteva la possibilità di doverla lasciare in campagna. Essendo un riso vecchio, è anche viene attaccato facilmente dai funghi, e quindi per questo che è stato un po' abbandonato. E allora bisogna proprio curarlo come un bambino. C'era mio padre che diceva: bisogna curarlo come un bambino, perché bisogna andargli dietro proprio con l'acqua nel momento giusto, tirargliela via quando è il momento giusto, e poi dargli da mangiare nel momento giusto. Quando c'erano le mondine, tutto questo avveniva in maniera manuale. Qui siamo arrivati con il riso raffinato come lo facciamo noi. Noi siamo un'azienda, chiamiamo artigianale. Come vedi non è bianco, non è bianchissimo, perché il riso è ricoperto di 7 strati di fibre, che è la parte più buona del chicco. Quindi una volta abbiamo tirato via la lolla, noi cerchiamo di trovare il giusto equilibrio tra il riso raffinato e il riso integrale. Questo è il risultato, di modo che quando tu vai a fare il risotto devi sentire anche il gusto del chicco, non solo quello che gli metti il condimento.
riso Carnaroli può essere definito il re dei risi, proprio perché è un riso altamente digeribile, altamente assimilabile e viene utilizzato frequentemente per la preparazione dei risotti. Il riso Carnaroli, tra l'altro, ha delle caratteristiche, quello di regolare la flora batterica e anche di regolare il transito intestinale. Proprio per questi motivi viene utilizzato come disintossicante dell'apparato gastrointestinale. Quindi è un valido supporto per la nostra alimentazione ed è ricco di tanti nutrienti, di vitamine, di potassio, di selenio. Dobbiamo farne un consumo oculato, 1-2 volte la settimana possiamo prenderlo in considerazione e possiamo anche consumarlo quelle volte che magari dobbiamo subito rimetterci al lavoro o dobbiamo metterci in macchina perché ci lascia più leggeri. Ma una delle componenti più importanti del riso Carnaroli è la lisina. La lisina è un amminoacido essenziale che è alla base della produzione della vitamina B3, che è molto importante per la formazione degli anticorpi e quindi dà un aiuto importante alla salute del nostro organismo. E adesso Natale Isaia dell'ITS Albatros di Messina ci racconterà il suo piatto, risotto alle ortiche e quenelle di ricotta di mandorle. Da prima sbollentiamo le ortiche per togliere l'orticante naturale che è l'ortica. Poi viene, una volta sbollentata, viene frullata e viene messa da parte per usare come crema per dare il colore e il sapore al risotto. Dopo tostiamo il riso con un po' di cipolla, olio. Tostiamo un pochino, mettiamo un bicchiere di vino bianco. Quando il vino viene completamente asciugato, aggiungiamo il brodo vegetale. Classico brodo vegetale, carota, cipolla e sedero, insieme all'acqua delle ortiche che abbiamo lasciato da prima. Portiamo a cottura il risotto. Quando il risotto è quasi cotto, aggiungiamo la crema di ortiche. Diamo un bel po' di colore, facciamo per amalgamare. Una volta amalgamato, aggiungo un po' di limone grattugiato, tolgo dalla fiamma e finisco la mantecatura a freddo con un po' di olio. Manteco bene, ho finito il riso decorandolo con una quenelle di ricotta di mandorle, dei fiori di campo, delle violette e con una purea di carota. Dall'ortica si utilizza sia l'ortica che anche l'acqua che abbiamo utilizzato per fare il brodo vegetale per la mantecatura del riso. Quindi è un piatto antispreco ed è il massimo della sostenibilità. E adesso buon appetito a tutti! Di Torino, insieme ad altri soggetti, sta sperimentando una pratica già testata anche all'estero di alternanza tra il bagnato e l'asciutto, Alternate Wetting and Drying, AVD. Di che cosa si tratta? In questa tecnica la risaia, anziché essere permanentemente sommersa come accade normalmente, è sommersa in periodi, diciamo così, alterni. Per cui ci sono diversi flussi nei quali l'acqua viene immessa nei campi, nella camera di risaia. Una volta che l'acqua viene immessa, si interrompe questo flusso di immissione e l'acqua gradualmente riduce il proprio livello, un po' perché evapora, un po' perché percola nel terreno. Quando l'acqua raggiunge un livello minimo che viene prestabilito, allora si reimmette l'acqua e si stabilisce quindi un nuovo flusso di sommersione. Lo scopo è anzitutto capire se effettivamente questo porta ad un risparmio della risorsa idrica e poi anche capire se attraverso questa tecnica possiamo ridurre l'impatto ambientale della risaia in genere, perché uno dei problemi è legato al fatto che la risaia, poiché è sommersa, può produrre elevate quantità di metano, che è un gas che si produce proprio quando il terreno è completamente saturo, è sommerso d'acqua e non è presente dell'ossigeno. Attraverso questa tecnica il terreno si trova in condizioni di, noi diciamo, di anaerobiosi meno spinte e questo dovrebbe portare ad una leggera riduzione delle emissioni di questo gas che ha degli effetti sul riscaldamento globale.
Negli ultimi anni i risicoltori stanno maggiormente optando per la coltivazione del riso in asciutta, per praticità e per ovviare al problema della carenza di acqua, anche se arriva un punto in estate in cui tutti hanno bisogno di acqua contemporaneamente. Questo è uno dei motivi per cui il centro di ricerche dell'Ente Risi sta sperimentando delle tecniche con le quali si sta rivalutando la coltivazione per sommersione, grazie all'alternanza di momenti di bagnato e di asciutto. Simo, 38,9. Ah, è un buon valore di clorofilla. Un'ottima risposta alla concimazione. Qui al centro ricerche abbiamo allestito una piattaforma sperimentale con 6 camere a gestione dell'acqua indipendente. Due di queste, le prime due, è considerata una gestione tradizionale, con la semina in acqua e sommersione continua. Nella coppia alle mie spalle invece abbiamo un'alternanza di periodi di asciutta e di sommersione che iniziano dalla fase di accestimento e durano per tutta la stagione culturale. Quindi questi sono tutti strumenti che indirizzano una gestione oculata dell'acqua, che non deve essere un'alternanza asciutta bagnata empirica, ma dettata da alcuni criteri idraulici che permettono di massimizzare l'efficacia e quindi l'utilizzo razionale dell'acqua senza generare un danno produttivo. All'interno della piattaforma poi abbiamo 3 varietà differenti che hanno anche un modello di pianta e di architettura radicale decisamente diverso, e questo è lo scopo: capire quali delle varietà si adatta meglio a gestioni alternate, asciutto sommerso dell'acqua di sommersione. La piattaforma è attrezzata con misuratori che sono in grado di quantificare in maniera precisa qual è il bilancio idrico delle diverse gestioni dell'acqua a confronto. A livello applicativo gli agricoltori potranno sfruttare questi nuovi sistemi e implementarli nei propri terreni anche dotandosi di strumenti abbastanza empirici, ma nei primi anni può essere un valido aiuto per capire quando la risaia necessita di essere risommersa. Si parla sempre di più di cambiamenti climatici, di siccità. Ecco, queste sono le maggiori difficoltà per un agricoltore e anche per un risicoltore. Ecco, come le affronta lei? Negli ultimi anni abbiamo visto dei cambiamenti enormi. Abbiamo visto giornate di sole con dei cambiamenti repentini, dei forti temporali, tempeste che vanno a rovinare inesorabilmente le nostre campagne. Noi abbiamo bisogno di tanta acqua. In questa zona qua riceviamo l'acqua dal Lago Maggiore, che soffre inesorabilmente di questa siccità, quindi più andiamo avanti più diventa difficile. Negli ultimi 400 anni i consorzi irrigui hanno gestito benissimo la risorsa acqua con un clima che era stabile, costante, che era ripetitivo. Negli ultimi 20 anni la normalità non c'è più, dovranno per forza prenderne atto, perché l'acqua, quando arriva dal cielo, bisogna tenerla a tutti i costi, perché non si sa quando pioverà ancora. Il cambiamento climatico è questo, non è che piove di più o di meno, non si sa quando piove, e quindi bisogna tenerla a qualsiasi costo.